Sono in corso le ricerche delle due persone che si trovano ancora sotto le macerie di questa palazzina che è crollata qui a Tirana nel Nuorese, è letteralmente esplosa questa mattina intorno alle 7.45, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sotto le macerie sono rimasti una coppia di anziani coniugi, un ex carabiniere in pensione, si tratta di Edoardo Francesco Ibe, sua moglie Elena Madeddu, entrambi sono stati estratti vivi questa mattina subito dopo il crollo, sono ultra ottantenni, mentre ancora si cercano la figlia della coppia, Marilena Iba, e suo marito Guglielmo Giovanni Sedda. Ci sono una cinquantina di vigili del fuoco, le squadre con i cani, carabinieri sono qui sul posto, anche il prefetto di Nuoro e ovviamente il magistrato, si spera ancora di trovarli. Per ora non c'è stato nessun contatto con le due persone che ancora sono sotto le macerie. La casa, ricordiamo, era rimasta vuota per due settimane, infatti la coppia con la figlia e il genero erano in vacanza, erano rientrati solo ieri sera. Restituisco la linea.